Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video vi mostro i prodotti che sto utilizzando per i capelli che mi sono portata dietro a casa dei miei. Prima di iniziare, sulle labbra ho la matita Ultra Last Lip Liner di Essence nella colorazione 04 e poi sopra ho messo il Lip Gloss di Benecos. Allora, intanto vi mostro due prodotti del solito marchio Quanticlicium. Ve ne ho parlato ormai tantissime volte, sono due prodotti che mi piacciono molto e che mi sono portata dietro. Li ho utilizzati tipo mezz'ora fa e sono l'acqua balsamo e il Vulcano, che ha lo scrub per il cuoio capelluto. Di questi qua, come di altri prodotti, trovate la review sul mio blog, vi lascio tutti i link nell'info box. Comunque, questo è un balsamo che utilizzo dopo aver lavato capelli su capelli umidi, prima di pettinarli e asciugarli, e mi piace moltissimo. Mentre questo è uno scrub per il cuoio capelluto che applico dopo lo shampoo e prima del balsamo della maschera. Sempre di Quanticlicium mi sono portata dietro anche il balsamo rivitalizzante Cocco e Ginseng. Anche questo mi piace molto, però l'ho utilizzato solamente un paio di volte. Comunque me lo sono portato dietro, un buonissimo prodotto, di questo però ancora la recensione non ve l'ho fatta. Poi mi sono portata altri shampoo. Allora, questo è quello che sto utilizzando in questo momento e che è quasi finito, è di Florame o Floram, non so come si pronuncia. Comunque mi è stato omaggiato al Cosmo Prof questo prodotto, è certificato Cosmos Organic e EcoCert, è un prodotto che mi sta piacendo molto, ha un buon profumo. Lava molto bene i capelli, fa una bella schiuma, non li va a seccare, non li va ad appesantire. L'unico problema è il foro che c'è in questa confezione, perché è veramente troppo troppo piccolo e per far uscire la quantità giusta di prodotto ci vuole un sacco di tempo, quindi cambierei il packaging, però il prodotto è valido. Ho portato poi lo shampoo per capelli fini e tendenti al grasso di Noa, uno shampoo volumizzante alla Grumi che però ancora non ho aperto, e ho portato anche quello di Biopoint che avevo preso in una rivista, che è uno shampoo per capelli normali e fini senza siliconi, SLS, parabeni, solfati e coloranti. Quindi mi sono portata anche questi due di scorta, non sapendo per quanto dovrò restare qua, ho portato un po' di roba. Poi, ultimo shampoo che mi sono portata insieme alla confezione è lo shampoo solido. Questo qua è scritto tutto in francese, comunque dovrebbe essere per capelli normali ed è uno shampoo che profuma di cioccolato. Quindi ho portato sia lo shampoo che la scatolina. Devo dire che gli shampoo solidi non mi fanno impazzire, perché in genere mi vanno a seccare i capelli, però niente, sta per scadere, quindi voglio utilizzarlo e finirlo prima che scada, e quindi l'ho portato. Poi, ultime cose, allora, come maschera per capelli sto utilizzando questa che è quasi finita, di Caffè Mimì. È una maschera biologica con varie certificazioni, però è scritto tutto poi in un'altra lingua che non capisco. Comunque mi sta piacendo. Intanto la confezione è comoda perché non è rigida, è abbastanza piccola, anche se dentro ci sono 100 ml di prodotto, quindi è comoda da portarsi in giro, anche se adesso in giro non ci si va. Basta pochissimo prodotto, la profumazione è gradevole. Ha una profumazione gradevole, lascia capelli morbidi, li districa molto bene, li va anche a idratare ma non appesantire. Mi sta piacendo, è quasi finita. Comunque anche questa mi è stata omaggiata dall'azienda ed è un buonissimo prodotto. Poi ho portato questa mini maschera della linea Imagea, che è la linea quella naturale di Elgon. Non l'ho ancora utilizzata, questa me la sono portata di scorta. Però niente, ce l'avevo, volevo utilizzarla anche perché questa qua scade tra qualche mese, quindi volevo utilizzarla, la profumazione è molto buona, vi farò poi sapere. Ed infine l'ultimo prodotto che non può mai mancare è la spazzolina di Ico. Io a casa ho quella grande,
Questa qua invece è quella da viaggio, anche questa mi è stata omaggiata dall'azienda al Cosmo Prof. Io non posso pettinare i capelli con altre spazzole, mi piacciono queste qua perché districano molto bene, non vanno a strappare i capelli, ve le straconsiglio. Questa qua poi ha il tappino per proteggere i dentini, perché appunto è pensata da portarsi in viaggio ed è molto molto carina e anche utile. Bene, questi erano i prodotti che mi sono portati per quanto riguarda la cura dei capelli. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale, perché in questo modo mi aiutate a crescere. Prossimamente vi farò poi vedere le cose che ho portato per quanto riguarda la cura del viso e la cura del corpo. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!